Ehi là, come va? Anche due? Ok. D'accordo. A stasera. Dio mio. Spero sia qualcosa di importante. Brava. C'è un cane! C'è un cane! Purtroppo so già questo cane perché... Oh, Dio mio. Era già nei trailer, però... Ma che bello! Ciao. Posso accarezzarlo? Ehi, ciao, Fra! Che bello, mi accarezzano! Wow! Lo adottiamo noi tre, signore, non si preoccupi! Lo adotto io! Ah, sono inu wa ne... Immagino. L'ha detto prima, Fuka. Non è una notizia nuova. Meno male che il cane sta bene allora. Ah, che cosa brutta. Vada signora che serve a niente lei. Grazie di essere passata. Sì, sono un bravo cane io. Cosa? Dostano? Esatto. Hai scoperto qualcosa? Bello cagnolino. Bau bau. Sono più bravo io a doppiare i cani. Sembri tutto contento oggi. Sentiamo. Ok. Esatto, spiegati meglio. Sì, esatto, perché non sto capendo. Come le ore e come i mesi. Sasuga Yamagishi-kun, nomikomi ga hayai nda kara. Hee, sou nan suka? Ma a parte quello, nani ga shitai in suka ne? Come ci sei arrivato a questa conclusione? Come hai capito che sono 12? Cioè, quale congiunzione astrale ti ha fatto capire questa cosa? È quello che non capisco. Esatto.
ただシャドウが何であっても残りも全部倒すだけ。Quello è vero, però. そうだな。Il movente. 全て倒すしか今は対処のしようがない。Quello è interessante. あと8体か。相当だなそれ。データでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。E fin là, ok, grazie. Su quello di sicuro, però. Esatto. Quello è una buona domanda. Credo che in base ai testi che abbiamo letto e quello che è appena successo in questo sguardo, Yukari abbia capito che la senpai sa qualcosa e la senpai non vuole dire che cosa sta succedendo. Cioè lei ha un sospetto, secondo me. Lentamente tutti i pezzi del puzzle finiscono al giusto posto. Quelle ombre gigante che appaiono solo con la luna piena, chissà che scopo hanno. Ne restano 8. La strada per correre è ancora lunga e la sera è libera. La vera domanda è: le ombre agiscono in maniera autonoma oppure lavorano insieme per raggiungere un obiettivo, come gli angeli di Evangelion? In sostanza è un gruppo di ombre che attacca un singolo umano e ne divora la mente, o le singole ombre divorano menti umane solo per sopravvivere? È questo che dobbiamo capire. Per fortuna non ha fatto nessuna battuta. Sì, credo che il vecchio ancora sia libero, quindi perché non approfittarne? Prima lo finiamo, meglio è, e tra l'altro c'è anche Tanaka. Siamo abbastanza fascinosi per te ora? Oh, sei proprio bello! Ti interesserebbe prendere parte a una campagna promozionale che sto gestendo? Oh, vai ancora al liceo! In tal caso, magari, se lo formassi... L'uomo sembra borbottare tra sé e sé. Pare che il mio fascino abbia attirato la sua attenzione. Giovanotto, senti un po', ti piacerebbe far avverare i tuoi sogni? Sì, dal caso che abbia un'opportunità d'oro per te. Dammi un secondo, fammi vedere se l'altro vecchio è libero. Sì, è libero. Beh, a sto punto... prendiamoli entrambi. Se Tanaka è d'accordo con noi, andiamo Tanaka. È il momento di fare affari. Ma che resti tra noi. Non andare in dirlo in giro a nessuno, ok? Posso farti arricchire, garantito al 100%. Servono solo 20.000 yen e il tuo investimento aumenterà del 10%, anzi del 100 volte. E la parte migliore è che non devi alzare nemmeno un dito. Nuoterai nell'oro dall'oggi al domani. Dammi solo 20.000 yen e al resto ci penserò io. Vabbè, ormai questa stronzata l'abbiamo imparata dai tempi di Persona 5, che dare soldi a un confidant è terribile come idea, però. Allora, che ne pensi? Magari stasera, tra l'altro, non sprechiamo neanche la serata, forse. Ok, ho dato all'uomo 20.000 yen. Basteranno, ti contatterò io quando i soldi saranno aumentati. E allora andiamo a occupare la serata in modo... un pelo più intelligente. Mutatsu, come va? Ah, sei di nuovo qui. Sento che presto mi avvicinerò a lui. Andiamo allora. Sei proprio lo strano ragazzo. Dai, siediti. Lo so, sono strano. Ah, perché abbiamo pure un orario adesso per vederci, io e te. Siamo qua da 3 giorni di fila, quindi sì. Ah, perché pago io qua? Vabbè, ne ho abbastanza, li farmo apposta. Ne ho appena dati 20.000 a un coglione qua fuori, tra l'altro. Sì, vado a uccidere delle entità soprannaturali, quindi... Zero di illegale, sto salvando l'umanità. Da comprare adesso? Ho una PS5, quindi no, sto a posto così. No, è che semplicemente non devo comprare nulla. Sto a posto. Al momento posso comprare tutto quello che voglio. Armi, vestiti, PlayStation. Avrei tanti soldi e pochi desideri? Quello purtroppo lo so. Lo so. Troppo poco? Mm.
Alexa, quanti euro sono 250 milioni di yen? Quasi 1,5 milioni di euro. Effettivamente, per quello la gente prova a fare la lotteria. Ci guadagni più con una botta di quello che a farti tutto un lavoro di una vita. Anche che davvero ci guadagni 2 milioni di euro, cazzo. Hai guadagnato più di tutta la tua vita lavorando. Sicuramente una casa te la compri, una macchina per un bel po' di anni te la compri, soldi te ne rimangono. Ci credo che la gente poi ci prova. E allo stronzo qua fuori ho imparato che dare soldi a degli sconosciuti non porterà a nulla. Vivi sotto un ponte, andrà tutto bene, vedrai. Le parole di Mutazze sono severe, ma percepisco la sua gentilezza. Oh, comunque lui dice effettivamente la verità, dice le cose come stanno. Senti, ricomprende Mutazze un po' meglio. Chissà se riusciamo a finirlo, non ti dico in tempo breve, però la sera non è che abbiamo chissà quanto da fare. Abbiamo lui, tra poco avremo Tanaka. Siamo già a metà del percorso, secondo me ce la facciamo. Per non viverteli abbastanza? Lo so, hai ragione. Ho salutato Mutazze e sono tornato al dormitorio. Non ha torto, perché purtroppo lavori tutta la vita per cosa? Per poter appunto vivere. Che strana la vita, eh? Chi è che mi scrive oggi? Sono Fushimi, ti andrebbe di andare insieme da qualche parte? Scusa per lo scarso preavviso, se hai tempo e voglia fammelo sapere. Ok. Beh, c'è solo lei. Volendo, se non abbiamo... Ah beh, però c'è Maya. Calmi un attimo. Se Maya non è pronta ad andare, io andrei proprio con Ciro, sai? Sento che per resto potrei avvicinarmi a Maya, ok. Maya, possiamo andare avanti, guardiamo Tanaka, che si è rubato i nostri 20.000 yen. Odiate l'attività fisica, non potete cambiare la dieta, cercate un modo semplice per perdere peso, allora abbiamo buone notizie per voi. Abbiamo l'abito confortevole che vi permetterà di avere il fisico che sognate. Oh, santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto. C'è anche il cibo mega dietetico, indovinate la quantità? 3. Tutto questo per 9.800 yen. È uno speciale prodotto limitato, solo disponibile solo per oggi. Avete sentito bene? Solo per oggi. Tentiamola, vediamo come va. Tanti soldi per ora ce ne abbiamo. La prossima volta vi offriamo il set del giardinaggio, non perdetelo. Beh, il set del giardinaggio non sembra male, sai. Se dobbiamo entrare nel tartaro, lo faremo da dopo che arriverà il pacco. Allora, dobbiamo andare a prendere un eremita. Prima però, santuario. Eremita nuovo, abbiamo Lamia volendo. Sono Lamia. Trasformerò le fiamme della tua vendetta in una forza selvaggia che potrai brandire. Molto volentieri. Possiamo fare Goemon. Nonostante tutto, potrei anche pensarci. Io adoro Yusuke, però Goemon, cavolo, non mi piace. Preferisco Susanoo, onesto. Mi chiedo, purtroppo hanno già annunciato i DLC, ma mi chiedo se mai gli venisse in testa di fare altri DLC e aggiungere le persone, anche di Persona 4, oltre a quelle 3 che ci sono, e anche la terza evoluzione di quelle di Persona 5. Non sarebbe male, sai? Purtroppo sarebbe un po' esagerato così, però manca anche Zenaigi no Okami. Dunque, Maya ci aspetta. Tatsuya, Tatsuya. Bello come messaggio. Una roba del genere l'avrei fatta anch'io al tempo. Senti, potermi avvicinare con Lamia, presto mi avvicinerò a Maya, d'accordo? Giochiamo fino a sera. Credo che passerò la giornata a giocare online. Sono nel dungeon di Shinagawa. Vedo Maya. Senti Tatsuya, ormai mi loggo negli MMO sfatta e in pijama, tipo oggi. Ma quando ero piccola la gente diceva che ero stracarina. Ho perso un'occasione, vero? Non c'è più nessuno che mi trovi buona. Allora, anche conoscendo il tuo aspetto originale, guarda, io ti dico, non sei male. Ai maschi piacciono solo quelli giovani, sii sincero. Ovviamente, l'età non ha importanza. E conosciamo anche qualcuno che apprezzerebbe questa risposta. Lo conosciamo per bene, purtroppo. Ecco cosa intendevo, tu sì che mi capisci. E importante è il vero amore. Però anche a me piace di più la carne fresca, lol.
Porca miseria, hai capito la profete? Maya sembra molto felice. Adesso parte il confidente amoroso. Comunque dico cose sensate? Spero di sì, insegno scrittura. Ok, mi calmo, mi lamenterò con le parole giuste, solo per te. Una mia collega mi ha rotto, sto cercando di evitarla. Insegniamo lo stesso anno ed eravamo sempre assieme. È passato un po', ma è qualcosa che ti resta, no? Comunque diceva che le servivano consigli, ma poi ha iniziato a vantarsi. Uno studente le ha chiesto di uscire e un tipo che non le piace le ha chiesto di sposarlo. Wow. Ok, stiamo iniziando a incrociare un po' i confident qua. Ok, ok. Non credo che siamo andati avanti solo perché siamo andati avanti col mago, ma potrebbe essere una possibilità ora che ci penso. Non sono invidiosa, ma è una rottura. Oh my god. Odio le sciacquette come lei. Bastano degli occhioni dolci e gli uomini fanno di tutto. E poi si imbottisce il reggiseno. Calma. Calm, woman. Lei cosa? Stay calm, woman. Ora sei davvero troppo, Tatsuya. Ma è vero, le sue tette sono finte. XD. Ok, davvero, questa resta tra di noi, ok? Chissà di chi sta parlando, ma gli sembra divertirsi. Oh my god, però davvero, la prof Kay una volta ha fatto tardi, ok? E le sono scese le imbottiture, sembrava che ne avesse quattro. Oh mio dio, XD, sono finte di sicuro. Sono finte! La mia scuola è piena di insegnanti così. Cavolo, Tatsuya, parlare con te è meglio che farsi fare un massaggio. Mi chiedo se questo messaggio ci sia anche nel gioco originale o sia una mezza citazione a Persona 5 dove la prof sulla schiena, eh? Ormai sfogarsi online è una parte fondamentale dei miei giorni liberi. Beh, purtroppo abbiamo saltato qualche giorno, ma sono contento. Mai sembra felice di parlare con me, sento che il nostro legame si sta rafforzando. Grande prof, sono contento per lei. Dovremmo uccidere demoni infernali, eh? Ma dopo quello che ho detto, all'inferno ci andrò io. Beh, ho noleggiato dei DVD, quindi a dopo, Tatsuya, grazie per la chat. Ciao ciao, la giocatrice Maya si è scollegata, decido di scollegarmi anche io. Non ho fatto caso a un dettaglio, però immagino di sì. Volevo vedere se sul computer la data è sempre la stessa. Ho visto un 1-8, volevo vedere se era sempre uguale. E incredibilmente non c'è nessuno oggi, wow. È proprio domenica, sono usciti tutti. Allora, che abbiamo di libro oggi? C'è il menu speciale, wow. Posso dire che la sera... un po' povero, eh. Ehi, grande capo, come va? Non credo di farcela. Ma Tatsu sta bevendo da solo. Sento di potermi avvicinare con Izanagi. Vorrei parlare con lui, ma certo. Lasciami in pace. Allora, che è? Che succede, capo? Certo, che succede? Ah già, le ragazze, forse? Che è successo? Hai finito i soldi? Forse dovresti andare a casa. Non ha senso che stai qua se stai male, però... chiama un taxi, per favore. Minchia. purtroppo, grande capo, mi sa che stasera hai fatto un po' un casino. Se conoscessimo qualcuno che gestisce un bar, o anche solo un ragazzo che sappia preparare un buon caffè, purtroppo è vero. Purtroppo è vero, quando vivi da solo in situazioni del genere, colleghi non ne hai? Alla fine sappiamo che la famiglia... Ma di sicuro ci sarà qualcuno, dai. Non puoi essere solo tu. Ah, e invece? Mi sbagliavo. Beh, se riesci già a gestirlo da solo. Comunque complimenti. Però non hai nessuno su cui contare in caso di bisogno, eh? Chissà che rumore c'era in sottofondo, Maledetti giovani, maledetti giovani. Sono
Sembra tanto una supercazzola. In altre parole? Non posso dire che abbia torto, purtroppo. Ma chissà, magari in qualche modo te la migliorerà anche. A discapito delle sue parole percepisco l'affetto. Sento di comprendere Mutatsu un po' meglio. Io te l'ho detto, sto confident a me non mi dispiace. Mi chiedo quando è che sarà il momento in cui purtroppo succederà un momento che ci dovremmo fermare con lui. Ma spero che andremo avanti per un bel po'. Se nulla ce lo impedisce, 4 sere mancano, eh. Forse 5 se proprio devi completare il confidant proprio... grazie ragazzo, una roba del genere. Spero che ti riprenderai. Purtroppo. Sì signore, grazie del consiglio. Ho salutato Mutatsu e sono tornato al dormitorio. E ricomincia la settimana, che bello. Ehi là. Stavo ripensando alla scorsa notte quando abbiamo scoperto delle 12 ombre del loro legame col Tartaro. Non ci sono un po' troppe cose che non riusciamo a capire? Effettivamente. Già, c'è qualcosa che non mi torna. A me quello che non torna è... come ha fatto a scoprire che sono proprio 12? Cioè, come ci è arrivato a questa conclusione? Oh cielo, le coordinate cartesiane sono splendide, vero? Ce n'è una in particolare che è la mia preferita, siete curiosi? Vero? Vero? Oh wow. Questa curva è un grafico di un'equazione cartesiana. Fu scoperta dalla matematica italiana Maria Agnesi. Prende il nome proprio da lei, alcuni la chiamano curva di Agnesi. Tuttavia è più comunemente nota con un altro nome. Iori, hai idea di quale possa essere? Cioè, che ne so, non mi ricordo manco il mio nome. Esatto. Ma stiamo ancora parlando di matematica o no? Phoenix, tu ne sai la risposta? In quale altro modo è chiamata questa curva? Beh, visto che è dedicata a lei, la strega di Agnesi. Esatto, non pensavo che lo sapessi. Sul perché si chiama strega, beh, nessuno lo sa, potrebbe essere stato un errore di traduzione della parola che indica il seno verso di una curva. Un errore involontario, diciamo. Anche io ho commesso spesso errori di distrazione, ma quando perdurano per generazioni è davvero imbarazzante. Voglio dire, se la curva fosse stata simile a una strega sarebbe stata ancora accettabile, ma così... peccato. È solo buon senso, professoressa. Grazie, Phoenix, stavo solo per fare una figura dello stupido. Star Phoenix l'ha aiutato, a quanto pare si può sempre contare su di lui. Bella frati, sono qui per voi quando avete bisogno. Autografo, venite da me, grande, grande. E il mio fascino è sempre più bellino, sempre meraviglioso. Tum, 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 tum. E oggi le lezioni sono finite. Allora, maghetto non c'è, c'è il carretto che quasi quasi ti dirò. Due cose, prima di tutto, il Wild Duck dobbiamo andarci. Una cazzo di volta dobbiamo riuscire ad andarci. Lui, adesso ci andiamo, vediamo chi altro è disponibile. Quindi c'è Odagiri, lei è disponibile solo se lui non è disponibile. E la bambina, che però... non credo sia ancora esatto. Vorrei andare avanti con la sua storia, però cavolo. Allora, iniziamo ad andare dal poliziotto. Vediamo se ha qualcosa di nuovo. Ok, grazie capo. Prima o poi lui lo faremo. Mi dispiace lasciarlo un attimo da parte, però cavolo. Ha i suoi panini, è contento lui. Il suo confidante è molto easy. Cioè, nel senso, è una storia abbastanza classica. Ma secondo me avrà un risvolto alla fine, dove alla fine lui riuscirà a vincere. Ehi, come va? Oggi farò tantissimi giri. Lo spero per te allora. Andiamo. Ok, andiamo. Oh, un attimo, mi sono dimenticato di cambiare i tacchetti. Ti raggiungo tra un po'. È una scusa? Nessuna traccia di Miyamoto. Tutto a posto? Beh, Mia から mail. 何か急ぎで連絡つけたいから私のとこにもだって。OK. Che dice? Incazzatina lei. A fine allenamento ha raggiunto la stazione. È rimasto bloccato anche oggi? Ah no. Eh beh, mi hai chiesto di venire.
Purtroppo sì. La scusa dei tacchetti non ha retto. Ok. Ok, ma neanche restare paralizzato. Devi tirarti su, ma non strafare. Mi raccomanda. Puoi fare riabilitazione. Ok, quello è un po' difficile, ma è un sogno. Perché tutta questa insistenza? Cioè, capisco è un sogno, ma perché addirittura distruggersi la gamba per questo? E quello era abbastanza ovvio ormai. Aia. Se continui così ti rendi uguale a lui. Quello sì. Vi sareste sfidati sulla pista, una roba del genere. Beh, non c'è niente da ridere. Esatto, è il tuo ginocchio, scusami, cioè, va bene la promessa. Però, se te lo rovini, come fai a mantenerla? Invece dovresti. Cioè, passami la cosa. Se tu dicessi anche a tuo nipote che in questo momento anche tu sei messo male e insieme faceste la riabilitazione, lo invoglieresti anche a farla. Oggettivamente è un bambino. I bambini seguono quello che fanno i più grandi, soprattutto se hanno rispetto per una persona in particolare, come potrebbe essere una persona come te. I bambini ci copiano. Eh già. Non è un problema, però, cioè, dovresti pensare anche a te stesso, eh. E a me fa piacere, sappilo. Miyamoto mi ha parlato dei suoi problemi. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Purtroppo non come il suo ginocchio. Battuta cattiva su un problema serio. Bisogna sempre sdrammatizzare, fra. Ma tanto basta che esco con lei, quindi, sai che mi prega. Ho salutato Miyamoto e sono tornato al dormitorio. Oh, ciao, bentornato. Ehi, l'hai saputo? C'è qualcosa che non va nella sala di comando. Ok, di nuovo. Junpei ha dato un'occhiata, ma ultimamente pare che ci siano problemi di continuo. Onestamente io non avevo idea di dove mettere le mani. Star-kun, potresti controllare tu? Nuovo video, allora. Andiamo a vedere. Scusami. Va bene tutto. Abbiamo problemi con la sala di comando. Abbiamo il genio dei computer messo qua. Junpei che vuole leggere fa un po' strano, sai? Lo so, non dovremmo prendercela con Junpei, però è il capo espiatorio di sto cacchio di gioco, praticamente. Andiamo a vedere la sala di comando. Sembra esserci una nuova registrazione. Guardiamola. Chissà che cosa riguarda. Il 14-6, riproduzione in corso. È la stanza di Junpei quella, palesemente. Esatto, guarda, non avevo neanche il dubbio. Wow, che casino. No, tipo. No, ti prego. Ti prego, non può essere. Ti prego, no. Kono heya no shiyousha wa Kotobu 2-nen no Iori Junpei desu. Keitai denwa ni yobikakete iru desu ga. Jitsu wa 30-fun hodo mae kara renraku ga tsukanai jōkyō de. Ukatsu deshita. Ryō wa ichidō osowareta koto ga aru no ni jiko sekinin to wa ie, moshi kare ni nani ka areba buchō no watashi no sekinin desu. Porca miseria. Esatto. Sarà qualche stronzata. Kirijou-senpai? Porca miseria. Iori,
今までどうしてたんだ。連絡しただろう。え？ああいや、エアコン壊れて暑かったんで漫画喫茶行ったんすけど寝こけちまって。まあいい。とりあえず。Almeno que guarda, lei è tanto brava però. 可能性は物取りか。なぜアキスはこの部屋を選んだんだ。アキス？見てわかるだろう。部屋がめちゃくちゃに荒らされてる。学生寮を荒らすとは許しがたい狼藉だ。見つかり次第処刑だな。ならこいつを処刑するんだな。だ。どうだいより、この部屋は荒らされてるか。え、いやなんつうか、これが私の部屋のありのままの姿というか。な、何？いや、だって暮らせないだろう、これじゃ。それに部屋の扉は開いていたぞ。それはどうせ知らないやつは来ないし、出てる間風通しよくしようかなって。Perché troia。無事解決だな。これ以上仕事に戻っていいか。はい。そのすみませんでした。見苦しいものをお見せして。Porca puttana. すまなかった。私もまだまだ視野が狭いな。Vabbè, però è stata una reazione molto molto gentile e pacata. スカ、部屋散らかってるだけで警察呼ばれるって何なのこの罰ゲームは。俺何かした？したか。帰りがけおみくじが大凶だったもんな。だ。Però scusami, già purtroppo lo sapevamo che ci sono le telecamere dentro le nostre stanze, ma uno come Junpei, che sicuramente fa quelle cose che i maschietti fanno da soli, che lo filmano continuamente, è stato molto istruttivo. Non so che fare stasera, non c'è neanche Mutatsu, non c'è neanche Tanaka, quasi quasi passerei la serata in dormitorio, perché tanto vabbè, lavorare, soldi ne abbiamo per ora. E siccome c'è solo lei, probabilmente c'è la scena del tè, di nuovo. E facciamoci una tazza di tè, dai. Ma è vero, c'era anche Junpei che leggeva, però vabbè, preferisco passare il tempo con lei, se permetti, Junpei. Oh, c'è la notte oggi, eh? Che succede di particolare? Ok, il vicolo dove c'è i teppisti e il gatto. Che succede di strano? Ok. Questa è la prima volta che vediamo una bara che si apre da sola. Nanda. Ore nani shite? Nanda yo kore? Konbanwa. Chi è sta gente? Odorokimashita ka? Sì, sorpreso io. 本当は誰もが毎晩訪れている世界なのですよ。Guarda, butto già la teoria, senza né arte né parte. È gente che ha scoperto questo mondo, non so se evochi le persone o meno, ma cerca di informare chiunque riesca a svegliarsi per svegliargli e fargli scoprire questo mondo durante la notte. La butto lì, eh. Esatto. Chi sei tu? Ragazza con un vestito.自分で名乗ってからが筋やろ。これ見てみ。住所、氏名、年齢、職業、もろもろ。お前で間違いないか。あ、hanno già capito chi è, quindi。なんだよ、この。esatto。どっから持ってきたんだよ。お前を恨んどる奴がおんねや。でもって復讐を頼まれとる。ah, ok, ho sbagliato tutto。復讐？Sono vendicatori notturni, quindi. Vendicatori. Un po' Akechi, quindi. Non ha importanza. Esatto. Ma chi è che sei? Matteo, ore, nani mo shite ne yo. Esatto, voglio sapere. Nanno fukushu da yo. Esatto. Quello sì.
Tanto ci pagano, quindi. Immaginavo. Wow, che tensione. Mi chiedo. Ok. Penso già risposto. Ok, forse no invece. Lasciamola andare. È un Joestar lui. No, stavo pensando, ma quindi uccidere qualcuno durante quest'ora è morte come nel mondo reale o succede la roba lì che diventi tutto apatico? In questo caso, visto quello che ha detto la ragazza, credo, cioè, che tu muoia. Non l'ha ucciso, ma tu muori. Ragazzo pallido. Sembra un po' il tipo col vestito a righe, ma non credo sia lui. Non penso proprio. Ehi là, ragazze, come va oggi? Sento la gente che parla. Hai sentito del sito di vendette? Basta pubblicare il nome di qualcuno e organizzano la vendetta per te. Cosa sono? I ladri fantasma? Certo, i ladri fantasma non uccidono, però... Dicono che è completamente anonimo e il successo è garantito al 100%. Davvero? Dammi l'indirizzo, voglio dare un'occhiata. Voglio farti ammazzare. Beh, sono solo voci, non conosco i dettagli. Perché ti interessa così tanto comunque? Voglio farti ammazzare, puttana. No, si scherza. Chissà se è una storia di fantasmi. Un'altra incredibile storia di Junpei. La prima campanella è suonata. Oggi le lezioni sono finite. Maghetto, carretto. Non penso. Esatto. La prossima volta, tesorino, così, col dito sul naso. È una promessa. Ma sai che io andrei avanti ancora con Miyamoto. Prima, ovviamente, però. Santuario. Pronto? Alleniamoci. Andiamo allora. Forza Miyamoto, siamo a buon punto. Rango numero 7. Ehi, vai agli allenamenti. Oh, e dai, non guardarmi così, sto bene. Permetti di dubitarne? Bene, mi sento gasato. Oggi finalmente ti batterò. Voglio proprio vedere. Eccolo lì, infatti. Purtroppo. Se loro sapessero. E non so te, te lo stronzi. La tua? Ti do io una mano. Purtroppo sì, lo so tesoro. Hai proprio ragione. Lei è preoccupata ovviamente. Ehi, tu sei qualcosa? Esatto. Ovviamente lei è preoccupata, ovvio. Sai che quasi quasi, guarda, lo so che probabilmente dovremmo recuperare con lei. E qua vado sempre a sentimento, come coi vecchietti. Probabilmente domani vado con lei giusto per tranquillizzarla. Ehi, tutto a posto? D'accordo. Che ti ha detto il coach? Ma l'hanno capito tutti, fra. Come sta il ginocchio? Ho capito, ma non è che devi sforzarlo. Anche io quando avevo il gesso al piede riuscivo a stare in piedi, ma ovviamente non è che dovevo farlo. Cioè, non è che perché riesci a farlo allora ok sei giustificato, stai male. Dovresti anche andarti a fare curare però. Purtroppo so che queste due non le ascolterebbe, ho già capito il tipo di personaggio, quindi fai di testa tua e quando arriverai a capire che devi fermarti, lo capirà.
Sì, ma chi ha duro il ginocchio poi non si muove. Lo so che il tuo intento è buono, però... ma non duro molto, mi spiace. Lui pensa di avere i problemi gravi. Guarda, proprio la mano sulla spalla. Fra, ti capisco. Lo so. No, no, anche perché se sapessi i cazzi miei, guarda. Certo, come no. A parte un ginocchio distrutto, ma quelli sono dettagli, no? Non siamo qui a polemizzare. Oh, un'altra cutscene, eh? Se vedi qualcun altro. Sai che nonostante l'orario me lo sparerei volentieri un ramen, ora come ora. Questo è un Ehi, mai tu! Tokseicho! Ma da sole ca. Io che a chi mo sezzo onagi mono o credo. E tu a fare botte? Urse. Da. Sto protein o narabete cui a roni iwareta gnese. Che risposte. Ehi, Toksei o mochi! Mamma mia, me lo sparerei in vena tutto il brodo adesso. Nada maiotteru no ka? Sou iu hanashi ka yo. Kotoshi ni natte shinjin ga ikki ni 4 nin ka. Gli aveva già chiesto di entrare allora. Omae ga ita koro to samagawari shiteru. Kyoumi nei na. Modotte koi shinji. Shinji. Tanto cambierai idea di sicuro. Quando dicono queste frasi subito cambiano idea. Purtroppo credo che... Non so l'argomento, ma credo che abbia ragione. Non so quale sia l'argomento, ma credo che anche il senpai... C'è una scatola sul bancone, chissà per chi è, eh? Vediamo che cosa c'è dentro. Abito confortevole, cibo mega dietetico. D'accordo. Quindi vediamo il tè che cosa fa. Bentornato. Manca 2 settimane alla prossima luna piena. Alleniamoci e diventiamo più forti finché c'è tempo. Oh, è il momento di un altro scontro con il boss. Chissà che affronteremo stavolta. Sarò sincero, sono abbastanza fomentato. Con Akiko e Iori in giro, le conversazioni serie iniziano a sembrare delle barzellette. A proposito di Akiko, è tornato? Direi di no, forse è andato a mangiare da qualche parte. Dovrei andare a controllare? Ehi, vuoi continuare la serie? Ma sai che quasi quasi andrei su a fare le piante oggi? Forse c'è Mutatsu, che per carità, capisco stare con i nostri amici, però andare avanti con un confident. Pietanza che riscalda aumenta tutte le statistiche di un alleato per 3 turni, piatto estivo. Quindi è una roba... Posso comprarne uno solo? È una roba unica, quindi... Cavolo, se me ne dà uno a sera, comunque 1500 yen... Non è male, non è male. E se lo usiamo una roba del genere su Akiko... Se conta le statistiche come 3 statistiche e non come una sola, potrebbe non essere male, sai? Potrebbe essere una buona cosa da comprare in questi giorni. Ottimo da sapere. E non c'è Mutatsu, però forse c'è Tanaka. Sì, infatti... Oh, eccoti qui, ti stavo cercando. Ho delle spiacevoli notizie riguardanti il tuo investimento. Le cose non stanno andando come previsto. C'è ancora il potenziale per un profitto, ma mi servirebbero altri 10.000 yen per sistemare la faccenda. Vuoi aggiungere questa cifra all'investimento? Immagino che serva per avanzare col confident, quindi certo, e vai. Ah, sì, sì, molto bene. Ti contatterò io quando i soldi saranno aumentati. Ovviamente non ci contatterà mai. Ma effettivamente ora che abbiamo il lettore DVD... No? Eh già, ci stiamo facendo fottere i soldi da Tanaka, come se già non glieli dessimo ogni domenica. Beh, ogni domenica magari no, però... Allora, Fukina, mi dai una mano con le piante? Posso aiutarti?
andiamo di sopra. Starkun, come sono messi i vasi sul tetto? Non sono un'esperta di giardinaggio, ma ero curiosa. Andiamo di sopra allora. Va bene se ti do una mano? Andiamo. Ok, andiamo sul tetto allora. E poi chiudiamoci fuori. Ah. Già. Meno male che non era esperta, eh? L'hai presa proprio sul serio? Brava. Bravissima. Non ti dico di no, allora. Potrebbe diventare una cosa carina da fare insieme a lei, sai? Effettivamente avevamo già notato che lei i fiori piacciono, però già questo in realtà è una cosa buona. Probabilmente venire con Junpei potrebbe, non ti dico rovinare il tutto, però... Ma va, mi fa piacere. D'accordo, ti aspetto allora. Mi sono occupato dei vasi sul tetto con Fuka. Grazie alle nostre cure sembra avere un ottimo raccolto. Ma cambierà qualcosa o aumenterà solo la quantità? Chi lo sa, scopriremo presto. Tutte le volte che vorrai. D'accordo. Ti ringrazio. Sarebbe molto carino. E sta musica? Giorno. Ehi, lo penso solo io. Yucatan è strana in questi giorni. Beh, più o meno, effettivamente. No. Oh, l'hai notato anche tu. Sta pensando un po' troppo al tartaro, al perché esiste e tutto il resto. Cioè, dai, chi se ne importa, no? Cioè, oddio. In realtà è una buona domanda, però fossilizzarsi magari anche no. Quello hai ragione. Chi c'è oggi libero? Oggi mi occupo di te, piccolina. Tu e quelle bellissime calze. Madonna, io devo stare zitto. Ehi, piccolina. Oh, Starkun, stavo pensando a cosa fare visto che oggi non c'è allenamento. Andiamo a farcene un giro allora. Guarda, lo so, dovrei ottimizzare i tempi e controllare chi altro è disponibile, ma ho fatto una promessa e le promesse si mantengono. Andiamo? Grande, andiamo a divertirci da qualche parte. Dovunque tu voglia andare. Hanno trasmesso il regime di allenamento degli atleti e... Quanto è bello vederla sorridere, Dio mio. Sento che il mio legame con Yuko si è rafforzato passando il tempo con lei. Carina che è. Sento che il nostro rapporto si rafforzerà presto, ma meno male. Si sta facendo buio. Ho deciso di tornare al dormitorio. Quanto è bello vederla sorridere, madonna mia. Beh, è stata una giornata... veloce questa, eh? Oh, ciao, com'è andata oggi? Tutto a posto, mamma? Beh, c'è Akiko. Non abbiamo niente di meglio da fare. Ehi, sai cucinare? Devo mangiare abbastanza per recuperare ciò che ho bruciato con l'allenamento, quindi alla fine è un sacco di cibo. È più facile se cucino assieme. Apprezzerei il tuo aiuto se hai tempo. Va bene, d'accordo. Preferirei passarlo con una delle ragazze, ma... anche un bro è sempre un bro, quindi posso contare su di te? D'accordo? Tascare. Grazie, mettiamoci all'opera allora. Tori no sasami, tamago, broccoli. In questo ordine? Ok, magari imparo qualcosa anche io. Ovvero? Aspetta. Il problema è quello che viene dopo. Poi devi fare le porzioni. E quindi qual è il problema? Lavori proprio duramente? Sì. Ah, ottimizza i tempi lui, ha ragione. Beh, ha ragione. Vorrei vedere la ricetta, sono curioso. Certo. I broccoli? Pasto della treta forte. Devo controllare cosa fa tutta sta roba. Oh cavolo, non sono andato neanche al ristorante. Ah, cavolo. Uno zampone. Porca troia.
Manco fosse Capodanno. Sonna kanjide. Avete capito tutti la forza di Lorenzo e la regola della mano destra? Allora cancello la lavagna. Spero che abbiate preso appunti, perché l'argomento potrebbe essere nell'esame che farete tra 2 settimane. Oggi ho le spalle più rilassate del solito. Riesco perfino a cancellare facilmente la parte alta della lavagna. Forse è perché ieri sono stato alle terme e ho approfittato della vasca idromassaggio. Il che ci porta alla prossima domanda. Quando i getti dell'aria della vasca idromassaggio vi colpiscono, il vostro corpo vibra, giusto? Questo fenomeno ha un nome. Yori, tu sai qual è? Cavolo, come faccio a saperlo? Ehi, Phoenix, tu hai qualche idea? Come si chiama quando i getti d'aria di una vasca idromassaggio ti colpiscono e fanno vibrare il tuo corpo? L'effetto flutter. Soso. Allora lo sapevi già, giusto? La risposta è effetto flutter. Flutter vuol dire sventolio e si riferisce alle vibrazioni generate dall'interazione tra il flusso d'aria e delle altre forze. Non è solo l'idromassaggio a dare benefici. Avete mai sentito il prurito dopo un bagno normale? Si dice che un bagno caldo migliora la circolazione sanguigna. Il corpo vi si riscalda, i vasi sanguigni si dilatano, le tossine vengono espulse tutte insieme. Il calore può stimolare secrezioni di stamina, che spesso provocano prurito. Certo, i bagni caldi sono meravigliosi, ma è molto meglio farli con moderazione. L'acqua tiepida, d'altro canto, aiuta a detergere la pelle. Ma sto divagando, torniamo alla lezione. Aprite il libro a pagina 8. Ora voglio fare un bagno nella vasca idromassaggio. Che ne dici se chiediamo a Kirijo Senpai di installarla nel dormitorio? Ah beh certo, Sarkuya ha suggerito la risposta, è davvero intelligente. Peccato che aumenti il fascino sta stronzata, però vabbè, sono leggermente più popolare. Tutto ben accetto alla fine, però dovrei studiare un po' di più in questi giorni. Però abbiamo il tempo durante la settimana dell'esame, quindi se dobbiamo recuperare qualche confidant al di fuori del reparto scolastico, credo che sia il momento giusto quello. Ad esempio, abbiamo Ciro al momento e i vecchietti appunto abbiamo gli esami per poterli fare, quindi la risposta ovviamente più logica sarebbe: occupiamoci di Ciro adesso e dei vecchietti la prossima volta. Stessa roba Maiko, non ha senso adesso sprecare il tempo tra virgolette con lei, dato che avremo il tempo libero durante il tempo degli esami appunto. Nonostante abbiamo altri due confidant che bene o male potremmo far avanzare, beh, dobbiamo comunque recuperare il tempo. E occuparcene adesso vorrebbe dire non occuparcene la domenica. Domenica che possiamo gestire con Maya. Certo che sono proprio un ragazzaccio. Prima esco con una, poi esco con l'altra. Faccio proprio schifo. Dovrò decidermi prima o poi con chi delle due dovrò mettermi. Ma prima possiamo fermarci in biblioteca? Volentieri. Mi piace molto parlare con te, Star-san. Anche a me fa piacere. Sento che il legame si rafforzerà presto. Per fortuna. Che tra l'altro è già la seconda volta che recuperiamo il tempo con lei. Mi chiedo se sia io che sbaglio oppure è il gioco. Kimika. Bentornato. Grazie. Sì, c'è il gran capo, dai. Oh, sei tornato. Beh, resti? Volentieri. Effettivamente con lui non è ancora uscito una volta, non possiamo avvicinarci. Secondo me con lui ce la facciamo a finirlo, sai? Potrebbe essere uno dei primi confident che riusciamo a finire. O lui o comunque qualcuno della scuola riusciamo a finirlo, secondo me, prima delle vacanze estive. Forse no, forse no. Dovrei passare la serata con lui? Ma certo. D'accordo, allora siediti. Com'è andato il funerale? Certo, certo, certo. Sono qui per quello, no? Non saprei, però. Beh, effettivamente. Ma torto, sai? Guarda, non so come è finito il funerale, ma sarebbe meglio di no. Se mi inviti a uno dei tuoi sutra, guarda, vengo. Ma magari non qui.
Beh, hai detto che il tuo tempio è piccolo, quindi. E tuo figlio è ancora in carcere, vero? O comunque fa dentro e fuori. Ah, ok, ottimo. Ho percepito un affetto quasi paterno da parte di Mutatsu. Beh, è un bravo uomo. Ha sicuramente delle preoccupazioni, però è un bravo uomo. Beh, io sono uno di quei ragazzi, quindi. E il vuoto è forma. No, ma va, mi fa piacere ascoltarti, a me piace. Siamo passati da chiamo la sicurezza a ci vediamo la prossima volta, eh? Stiamo diventando amici a quanto pare. Beh, manca poco tempo purtroppo. Elisabetta? Ohayou gozaimasu. Kochira Elisabeth de gozaimasu. Chi l'avrebbe mai detto, Elisabetta? Matashitemo Tartarosu ni mayoibito ga irasshaimasu node gorennaku sashiagemashita. Perfetto. Futari no you desu. Ohayame no sousaku o onegai itashimasu. Sore dewa shitsurei itashimasu. Perfetto. Madonna mia, sì, ho fatto benissimo ad aspettare. Grande, grande stratega. Mai fare subito le missioni appena ti appaiono. Aspetta sempre qualche giorno. Allora, carretto maghetto e consiglio studentesco. Il festival della salsiccia all over again. Scadono tutte quante lo stesso giorno, quindi. Mi chiedo se però queste informazioni abbiano una qualche rilevanza, nel senso. Il fatto che una sia a Paulonia, uno agli hotel e uno al pub, per me ha qualche importanza o comunque non credo, perché mi dà solo il profilo ma niente più di informazioni. Ci mancano 11 giorni, se il gioco non avanza da solo, credo che entrerò settimana prossima, sai? Tanto se è solo proprio missione ricerca, guarda, possiamo entrare, cercarli, livellare e poi uscircene. E senza dimenticare che dobbiamo andare al club, però. Visto che Elisabetta, fiscale quanto vuoi, però a volte anche lei, certe informazioni ce le dimentichiamo, eh?